5 milioni di euro per innovare gli impianti, migliorare il processo di produzione, ottenere un prodotto di qualità ancora superiore. A investire è la Mondo Plastico di Busto Arsizio, società che opera dal 2012 in Ciociaria. Noi abbiamo acquisito questa fabbrica indipendentemente da tutto, perché era una fabbrica esistente, aveva una macchina che ci interessava, ma la vera sorpresa e il vero convincimento l'abbiamo avuto dopo e ci siamo trovati benissimo, devo dire benissimo. Doveva essere quello di 3 anni fa un investimento temporaneo, invece ha portato altri 5 milioni a Ferentino l'acquisto di una nuova moderna calandra per la produzione di fori di plastica destinati alla componentistica auto, ma anche a tantissimi altri usi, finanche alla copertura in plastica con cui si avvolgono i libri. A Ferentino si lavora 7 giorni su 7, 24 ore su 24, eppure si è sempre detto che in Ciociaria mancano le infrastrutture. Ci siamo trovati perfettamente bene qui, quindi come servizi, come rapporto con la cittadinanza, con tutto, e quindi siamo partiti senza preconcetti e avevamo ragione, perché non c'è ragione di avere dei preconcetti. Insomma, le condizioni sociali contribuiscono le imprese a scegliere il territorio. Certamente sì, anche la tranquillità sociale, l'accoglienza, la città penso che siano elementi importanti per una scelta dell'imprenditore. Io ringraziamento come sindaco a questi imprenditori che hanno deciso di dar vita a questo sito che fa parte della storia della nostra città. Arrivano gli investimenti, ma occorre un salto di qualità per le infrastrutture del territorio. Ancora in parte il gap infrastrutturale deve essere colmato, però mi lasci dire, oggi la partita più importante è provare a fare un grande lavoro di manutenzione di tutto l'apparato manifatturiero che è presente sul nostro territorio, cercando anche di incominciare a promuovere qualcosa di diverso. Dopo la Caffè Milord la scorsa settimana, la Mondo Plastico ora è la seconda impresa a fare un investimento importante sul tessuto industriale del territorio. Questi signori hanno acquistato un'azienda nel 2012 e hanno deciso di fare un forte investimento nel 2015. Quindi segnali, ci sono dei segnali di ripresa, ma soprattutto vengono ad investire su un territorio che è molto favorevole a loro.